Buongiorno a tutti, la lezione di oggi appunto riguarderà come primo argomento l'analisi, l'approfondimento riguardanti gli acciai inossidabili. Come vi ho già detto nell'altra lezione, sono acciai che presentano un'elevata resistenza alla corrosione generalizzata in numerosi ambienti, non sono la panacea per qualunque problema corrosionistico ovviamente, perché ci sono innumerevoli ambienti e condizioni ambientali nelle quali questi acciai sono assolutamente non soddisfacenti, comunque in moltissimi casi possono offrire una valida soluzione. Sono acciai che presentano anzitutto sempre un tenore di cromo piuttosto elevato, il limite di inossidabilità, ovvero di produzione di questo strato di ossido con caratteristiche chimico-fisico-meccaniche particolarmente apprezzabili, è appunto il limite quello riguardante il cromo di almeno il 12%, cioè al di sotto del 12% non abbiamo inossidabilità dell'acciaio. Elemento chimico che spesso viene a essere aggiunto è poi quello del nickel. Il nickel viene spesso aggiunto come elemento di lega, vedremo fra un po', perché conferisce peculiari caratteristiche meccaniche alla lega che viene ad essere ottenuta. Sotto vediamo i diagrammi binari ferro-nickel, ferro-cromo, che ovviamente devono essere considerati contestualmente al ferro carbonio che già conoscete. Questo ferro nickel ferro cromo non dovete saperli a memoria, ma come vedete sono diagrammi molto semplici. Il ferro cromo sostanzialmente è un elemento fortemente alfageno che coincide con una chiusura del campo gamma per un 12% circa, 12% che non è assimilabile al 12% dell'inossidabilità. Ricordate che questo è un diagramma binario, quindi questa chiusura del campo gamma in realtà in corrispondenza di questo valore particolare è valida solo nel caso della lega binaria, nelle leghe ternarie, compagnia bella non ha più validità. E poi vi ricordo appunto la peculiarità riguardante questa lacuna di miscibilità in cui si viene a formare questa fase sigma particolarmente pericolosa, perché appunto consistenti in particelle piuttosto piccole, fragili e che precipitano preferenzialmente a bordo grano, quindi ha una serie di caratteristiche assolutamente negative. Quando precipita questa fase sigma, la duttilità dell'acciaio crolla verso valori estremamente bassi e il materiale comincia a essere inaccettabile. È un problema che spesso si incontra per esempio nel caso di trattamenti termici completamente sbagliati o ad esempio, come vedremo nelle lezioni successive, nel caso della saldatura. Diagramma ferro-nickel, l'abbiamo già visto nel caso per esempio di acciai maraging, ma richiamiamolo, il nickel è un elemento fortemente gammageno, espande fortemente il campo gamma fino a rendere il vostro acciaio austenitico anche a temperatura ambiente. Vi ricordo il problema della isteresi nel processo di trasformazione alfa-gamma, gamma-alfa, ma nel caso di inossidabili questo aspetto è abbastanza secondario, non è secondario, insomma comunque non lo approfondiremo particolarmente. Vi ricordo che però, per avere una visione sinottica della microstruttura che si può ottenere da un acciaio in un acciaio inossidabile, spessissimo appunto vi è l'utilizzo del diagramma di Scheffler, si scrive S-C-H-A-E-F-F-L-E-R, e sostanzialmente un diagramma pseudobinario, valido per una determinata velocità di raffreddamento, appunto in questo caso è quella che si ottiene a valle di una solidificazione. Questa scelta è fatta perché questo diagramma ha un esteso utilizzo nel caso delle saldature, dove appunto abbiamo sempre almeno una parziale liquefazione del metallo base. È un diagramma pseudobinario nel quale abbiamo le ascisse e le ordinate, i tenori di nickel e di cromo equivalente, cioè equivalente rispetto a cosa? Rispetto alla capacità che ciascuno degli elementi di lega aggiunti ha di indurre una struttura alfagena, gammagena, o di indurre la formazione di martensite durante questa particolare procedura di raffreddamento. Vedete, i campi sono quelli colorati monofasici, l'unico campo diciamo bifasico di interesse industriale è quello dell'austenite più ferrite, che vedete qui indicato con A più F. Per quanto riguarda gli acciai inossidabili, vi ricordo poi che abbiamo visto già l'altra volta, lo rivediamo oggi visto che siamo una settimana dall'ultima lezione. Sostanzialmente la designazione, voi li potete tranquillamente disegnare, anzi si fa tranquillamente in base alla normativa 1, in questo caso ci sarebbe una X, il tenore di carbonio e poi la sequenza degli elementi più importanti di lega con i loro tenori senza alcuna moltiplicazione, perché si tratta di un acciaio legato. Però in realtà molto più spesso l'indicazione anche nei capitolati di acquisto eccetera è fatta secondo la designazione americana, tradizionalmente più utilizzata per questa serie, questa tipologia di acciai. Designazione americana che è concettualmente molto diversa rispetto a quella UNI. In pratica si parte da certe serie con delle tabelle all'interno e a ogni numero di serie corrisponde un ben determinato acciaio con delle forchette, dei range, degli intervalli di variabilità, per esempio sulla composizione chimica abbastanza ristretti,
per cui a un 302 corrisponde un ben determinato acciaio inossidabile, austenitico, con determinate variabilità possibili dei tenori di carbonio, nickel, cromo, eccetera, eccetera. Un 304, altro valore. A volte abbiamo qualche letterina che li segue. Per esempio sul 304 potremmo avere una L, dove L sta per low, che vorrà dire basso carbonio, low vuol dire basso carbonio, e altri piccoli dettagli che vedremo più avanti. Comunque generalmente abbiamo che la serie 400 è la serie che ci designa gli acciai inossidabili a matrice ferritica o martensitica, e nel caso invece della serie 300 abbiamo gli acciai inossidabili di tipo austenitico. Qui vediamo le microstrutture tipiche di questi acciai, appunto a valle di una solidificazione, strutture che prevedono appunto nel caso della martensita, formazioni estese di martensite. Nel caso dell'austenitico, questa morfologia qui, vi ricordo ancora una volta, si distingue questa dalla presenza di linee rette a volte parallele tra di loro. L'austenite forma spesso quelle che appunto si chiamano geminati, sono una tipologia di difetto che non abbiamo visto nel nostro elenco perché appunto non era assolutamente esaustivo l'elenco che facevamo all'inizio dell'anno, ma comunque vedete queste linee parallele sono chiaramente un indice di presenza di austenite nel caso appunto di un acciaio inossidabile austenitico. Abbiamo poi un acciaio tipo ferritico, grani un po' più grossi normalmente, ma comunque appunto abbastanza regolari anche questi, e poi acciai duplex con due fasi contemporaneamente. Sono acciai appunto di largo utilizzo nucleare, chimico, petrolchimico, e quindi che, dagli anni 80 in poi hanno visto un aumento del loro impiego in campo industriale strategico, d'accordo? Per impieghi particolarmente onerosi, perché diciamo riescono a unire insieme le caratteristiche meccaniche e corrosionistiche, diciamo gli aspetti migliori dei ferritici e degli austenitici, che adesso vedremo nel dettaglio in cosa consistono. Per quanto riguarda il comportamento meccanico di questi acciai inossidabili, vediamo le differenze che possiamo ottenere fra ferritico e austenitico. Già il ferrito austenitico, vedete, non c'è una sommatoria dei due comportamenti, l'effetto sinergico vi dà un valore nettamente più alto. Poi abbiamo martensitico austenitico e martensitico, praticamente abbiamo un range abbastanza ampio del comportamento meccanico, ma attenzione, anche una certa variabilità nella resistenza alla corrosione generalizzata di questi acciai, quindi non è che abbiamo la possibilità di usare qualunque acciaio per qualunque applicazione, abbiamo certe variabilità sulle proprietà meccaniche. Ad esempio qui abbiamo appunto il diagramma sigma epsilon, ma immaginate identiche fluttuazioni sul DA sul DN delta K, sulle resilienze, dove per esempio l'acciaio inossidabile austenitico non ha transizione, mentre invece per esempio il ferritico e il martensitico hanno una transizione, come vedremo appunto fra un attimo. Prima categoria che andiamo a considerare è quella costituita dagli acciai inossidabili martensitici. Sono acciai che posseggono i punti H3 e H1, sono caratterizzati da una notevole temperabilità e praticamente prendono tempra anche in aria, per cui sono definite come martensitici. Vediamo i più importanti, il 410, il 420, il 431. Vediamo di ricordare al volo cosa sono gli aspetti più... Difficoltà, ragazzi? Domande? Non distragga i vicini, dica. Parlava d'altro, va bene. Come no? Allora, se no, dicami la domanda. I suoi vicini ne sanno meno di me, su. Ne sono sicuro. C'è il dubbio... Quale? Dicami. Quando spiegava l'altro tipo, cioè dopo sono dei... Abbia fede. Sì, guardi, il corso è esattamente quello che racconta a lezione, per cui non vi chiederò mai né una virgola di più di quello che facciamo a lezione. Però per facciamo a lezione lo chiedo tutto. E in questo tutto c'era una velatissima minaccia, questo se volete interpretarlo. Vi dicevo, però si focalizza sugli acciai inossidabili, alle chiese ci arriviamo in giornata, vi dicevo appunto che per quanto riguarda questi acciai inossidabili notiamo che cosa? Tenori di cromo non particolarmente elevati, 13-16%, notate che il limite qui siamo al 12%, quindi rispetto al limite non è un valore particolarmente elevato. Certo, rispetto agli acciai da costruzione si tratta di acciai legati pesantemente, ma non è un valore molto elevato, vedremo fra un po' che il cromo può essere anche molto più elevato. Il carbonio non è basso, anzi è piuttosto alto. Il carbonio è quello che ci sposta, cioè è quello che ci fa avere sostanzialmente punti H3 e H1, ci dà la temperabilità di questi acciai. A volte possiamo avere un pochino di nickel, ma senza esagerare, perché sennò altrimenti vedrete che si ottiene proprio qualcos'altro. I valori di R con M e di R con S sono abbastanza alti. In molti casi l'acciaio inossidabile non viene utilizzato per la sua capacità di resistere meccanicamente, viene solo utilizzato per le sue caratteristiche di resistenza alla corrosione, tra l'altro vi farò un esempio abbastanza calzante. In questo caso però vediamo che
la resistenza meccanica non è trascurabile, insomma 1000 MPa di R con M è un buon valore, per cui di fondo è sempre un martensitico, però affronta, attenzione, un allungamento a rottura non troppo elevato. I trattamenti tipici di questi acciai dipende dallo stadio di lavorazione: ricotti quando ancora dovete lavorarli e deformarli plasticamente, bonificati con rinvenimento a temperature che adesso vedremo un po' particolari, temperature dovranno essere scelte con accortezza più particolari, bonifica che appunto prevede appunto una sequenza di tempera più rinvenimento. Sulla bonifica, cioè sulla fase di rinvenimento, bisogna avere una particolare accortezza. Perché? Perché qui abbiamo una serie di fenomeni concorrenti. Sotto i 430 gradi c'è la migliore resistenza alla corrosione. Non ci scordiamo che se utilizzate un acciaio inossidabile avete bisogno di avere, per qualche motivo nel vostro utilizzo, una resistenza alla corrosione. Quindi voi volete ottimizzare la resistenza alla corrosione. Ma se state utilizzando un martensitico, volete anche una certa resistenza meccanica. Vedete, vi ripeto fra poco, che in alcuni casi questa viene addirittura trascurata per quanto riguarda gli aspetti progettuali, vi dirò perché, ma in questo caso non è così. Nell'intervallo fra 600 e 760 si ha la migliore tenacità, ma attenzione, fra 4,30 e 5,70 si hanno rischi di fragilità al rinvenimento, che è un problema che è vivo per tutti gli acciai al cromo sostanzialmente, dato che qui di cromo ha voglia quanto ce n'è, e non è detto che ci sia il molibdeno in questo caso, per dei motivi che poi vedremo più avanti. In questo caso appunto abbiamo un problema reale, quindi la scelta della temperatura di rinvenimento deve riuscire in qualche modo a rendere elevati i vari aspetti importanti di un acciaio che viene progettato per avere contemporaneamente un'elevata resistenza alla corrosione generalizzata e una buona resistenza meccanica. Tipicamente il rinvenimento è piuttosto basso, cioè si sceglie di stare abbastanza bassi, il che vuol dire che cosa? Una decomposizione della martensite che neanche inizia sostanzialmente, perché sotto i 400 gradi, vi ricordate, non si attivavano i fenomeni di diffusione del carbonio, voi avevate un abbassamento della densità delle dislocazioni, solo parzialmente la martensite a volte riusciva a decomporsi, e abbiamo appunto un'elevata resistenza alla corrosione generalizzata. L'impiego per basse temperature di questa acciaio è oggettivamente sconsigliato perché, lo si vede da questo diagramma, resilienza, temperatura d'utilizzo. I martensiti hanno tipicamente questo comportamento, con una fascia di transizione abbastanza elevata, intorno ai meno 50 sostanzialmente, per cui è chiaro che un utilizzo a temperature basse è assolutamente sconsigliato, perché comporta una resilienza e una tenacità molto basse, quindi inaccettabile per l'utilizzo. Per l'alta temperatura non possiamo utilizzarli per alta temperatura, perché? Perché se noi andiamo a 550 gradi, dico un numero, ma abbiamo bonificato questo oggetto facendo un rinvenimento a 300, andando a 550 distruggiamo gli effetti della bonifica a 300 gradi e abbiamo poi un altro acciaio durante l'utilizzo. Io vi ricordo sempre che, a prescindere dai problemi di scorrimento viscoso e di ossidazione dell'acciaio, il primo vero limite nell'utilizzo di un acciaio è la sua ultima temperatura di trattamento. Voi sopra quella non potete andare a prescindere, d'accordo? Perché sennò altrimenti voi trasformate il vostro acciaio e lo fate diventare qualcos'altro, e questo è sicuramente inaccettabile. L'unica eccezione è questo 410, che può arrivare fino a circa 650 gradi per la sua peculiare composizione chimica. Acciai inossidabili ferritici, sono sostanzialmente ferritici per qualunque temperatura voi andate, da temperatura ambiente alla temperatura di fusione. Non hanno acconterete Q1, praticamente il campo alfa e il campo delta delle loro particolari composizioni chimiche si fondono insieme sostanzialmente, quindi avete un solo unico cubico corpo centrato da temperatura ambiente a fusione. Vediamo subito le composizioni chimiche. Notate un po' una cosa: se comparate questo con la tabella precedente, quella relativa ai martensitici, di fondo sono molto simili fra di loro, specialmente i primi due, se non fosse per il tenore di carbonio. In pratica un ferritico è una sorta di martensitico con molto meno carbonio, ma è banale questo: se io tolgo il carbonio non consento più la ossidizzazione, perché io ho un ferritico dappertutto, d'accordo? Quindi è abbastanza semplice anche ricordarsi. Poi è chiaro che se vogliamo fare qualcosa un po' diverso, possiamo avere un acciaio particolarmente legato, che ha il 26% di cromo, sostanzialmente quanto più cromo c'è, tanto più resiste alla corrosione, poi sostanzialmente, per cui diciamo che questo può essere un buon parametro. Notate i valori di R con M e R con S, sono proprio un altro livello, sono la metà, al di sotto della metà rispetto a prima. Non hanno una grande capacità di resistenza meccanica, hanno un problema
ad alta temperatura relativa all'ingrossamento del grano, perché non avendo trasformazioni non hanno qualcosa a cui appoggiare una ricristallizzazione, una rigenerazione della grana cristallina, e per temperature comprese tra 400 e 600 gradi hanno problemi di rinvenimento perché c'è molto cromo e vedete non c'è molibdeno, e fra 550 e 850 notate per la prima volta quel problema abbiamo visto nel caso dei diagrammi binari ferro-cromo, cioè c'è il rischio di questa precipitazione di fase sigma che può portarvi il vostro movimento percentuale dal 20% all'1%, cioè vi cambia proprio l'acciaio completamente, l'acciaio diventa assolutamente inaccettabile. Possono essere ricotti per tentare di migliorare la resistenza alla corrosione e ricristallizzati perché la ricristallizzazione, cioè la rigenerazione della grana cristallina a partire da un materiale deformato plasticamente, è l'unico meccanismo di rigenerazione della grana che avete, perché non avete nessuna transizione, non avete acqua 1, non avete acqua 3 con cui giocare mediante un trattamento termico e cercare di nucleare nuova fase, raffreddare, insomma in qualche modo affinare un po' la grana cristallina. L'unica è la ricristallizzazione che potete fare dopo aver deformato plasticamente il vostro acciaio. Anche in questo caso l'uso a temperature basse è assolutamente sconsigliato, addirittura hanno una temperatura di transizione più alta rispetto ai martensitici, quindi non potete andare a bassa temperatura. Per l'alta temperatura, con il dettaglio che dovete stare attenti all'ingrossamento del grano, però abbiamo appunto un'elevata resistenza all'ossidazione, cioè all'interazione fra il metallo e gas caldi, questa è l'ossidazione, ricordo ancora, con la ISI 446, che vi ricordo, vediamolo un attimo, essere quello che aveva questo tenore enorme di cromo, quindi c'è una bella capacità di resistenza alla corrosione e all'ossidazione, che può arrivare tranquillamente fino a 1100 gradi. Attenzione però, 1100 gradi con una con proprietà meccaniche, con proprietà meccaniche che crolleranno verticalmente, cioè 1100 gradi vi resiste all'ossidazione, cioè all'interazione con il gas caldo, ma probabilmente R con M e R con S si abbatteranno notevolmente, quindi attenzione che non è potete avere tranquillità sull'utilizzo del vostro materiale ad alta temperatura. Per quanto riguarda poi gli acciai inossidabili austenitici, sostanzialmente questi possono avere a con 3 e con 1 al di sotto dei 20 gradi, in pratica sono cubici facce centrate dalla temperatura ambiente alla temperatura di fusione. Possono subire la cosiddetta sensibilizzazione, che attenzione non è un trattamento termico, vedremo fra un attimo che cosa vuol dire, ma è piuttosto un processo di degenerazione del vostro acciaio che può comportare delle forme di attacco localizzato molto pericolose, perché il vostro acciaio macroscopicamente non sta subendo nulla, in realtà sta subendo poi microscopicamente un attacco localizzato a bordo grano che può comportare rotture totalmente inaspettate. Cioè voi pensate che il vostro acciaio sta lavorando nelle condizioni ottimali, invece se per qualche motivo durante il processo di lavorazione o per esempio durante una saldatura è rimasto compreso fra 600 e 700 gradi centigradi, voi potete avere rotture totalmente inaspettate. Questo perché avviene? Diciamolo subito, in realtà. Condizione necessaria affinché si possa avere la sensibilizzazione del vostro acciaio e per cui il vostro acciaio possa subire un attacco intergranulare è praticamente la seguente, cioè il vostro acciaio presenti carbonio in tenori abbastanza elevati, ma abbastanza elevati in questo caso può significare già anche lo 0,1% o 0,2%, e presenti degli elementi, cioè presenti il cromo ci sta perché il nostro acciaio deve essere appunto inossidabile, quindi l'elemento che dà l'inossidabilità è il cromo. Nel caso in cui si rimanga a 600-700 gradi, cosa può succedere? Non è che succeda assolutamente, dipende dalla composizione chimica. Possiamo avere la precipitazione di carburi di cromo. Precipitazione di carburi di cromo che, ovviamente in funzione della durata della permanenza a questa temperatura, inizialmente almeno ha luogo in quei punti della microstruttura che sono energeticamente predisposti a fare questa precipitazione, a subire questa precipitazione. Quali sono questi elementi? Beh, queste zone sono quelle zone che hanno una energia libera più elevata e noi sappiamo che sono i bordi grano. Se a bordo grano il cromo reagisce con il carbonio per formare questi carburi, questo implica che cosa? Che il cromo non può più andare a formare quello strato di ossido protettivo. In pratica, localmente a bordo grano avete un tenore di cromo libero in soluzione solida sostituzionale
più basso di quello che potete pensare. Potete addirittura scendere al di sotto del 12%, cioè localmente il vostro acciaio non ha cromo in soluzione solida sufficiente da formare quell'ossido protettivo. Guardate bene che se fate un'analisi chimica sul pezzo, lì il cromo ce ne sta anche al di sopra del 12%, ma è presente legato con il carbonio e non in soluzione solida sostituzionale disponibile a formare quell'ossido protettivo. In pratica, localmente, il vostro acciaio è suscettibile di essere attaccato per corrosione localizzata. Per risolvere il problema, come si fa? Dipende molto in che fase vi trovate. Se siete ancora in fase progettuale, potete sicuramente modificare la composizione chimica del vostro acciaio. Anzitutto, abbassare il carbonio è una buona indicazione. Meno carbonio c'è, meno carboni si possono formare. Quindi praticamente risolvete già il problema. Infatti si può scendere fino allo 0.02 senza grande difficoltà. Altra scelta può essere quella di utilizzare dei cosiddetti elementi stabilizzanti, titanio, niobio, vanadio, tantalio, che hanno la caratteristica che a una temperatura piuttosto alta, 885 gradi, hanno un'affinità chimica verso il carbonio più elevata di quella del cromo. Quindi attenzione, se io aggiungo elementi stabilizzanti e basta, non ho risolto il problema. Ma se io il mio acciaio gli aggiungo elementi stabilizzanti, niobio, titanio, eccetera, e li sottopongo a un trattamento termico detto di stabilizzazione, un paio d'ore a 885 gradi, faccio precipitare questi carburi, che fra l'altro hanno anche un ottimo effetto sulla proprietà meccanica, perché sono carburi che si distribuiscono bene tutto il grano, quindi ci danno anche qualcosa in più sulla resistenza meccanica, e non c'è più del carbonio disponibile a formare carburi di cromo a bordo grano. Quindi se io poi riscaldo a 600 gradi, il mio acciaio è stabilizzato, non posso più avere la precipitazione di carburi di cromo e quindi il mio acciaio non è più suscettibile ad attacco intergranulare. Queste due scelte, quella relativa al tenore di carbonio o quella relativa all'aggiunta di elementi stabilizzanti, è chiaro, le posso fare solo nel caso in cui mi trovo ancora in fase progettuale, cioè ancora sto scegliendo quale acciaio utilizzare. Ma se ho già scelto un acciaio e questo acciaio per una serie di motivi si è già sensibilizzato, perché magari gli ho sottoposto un trattamento di saldatura sballato o che per motivi oggettivi non potevo fare bene, perché magari gli spessori erano troppo elevati o chissà per quale motivo, cosa fare? L'unica cosa da poter fare è il trattamento di solubilizzazione. Cos'è la solubilizzazione? L'abbiamo già visto, era portare il pezzo ad alta temperatura in campo austenitico, ma qui ricordiamoci che abbiamo a che fare con l'acciaio che è austenitico sempre, quindi è solo andare molto su con la temperatura, starci un tempo sufficiente da solubilizzare i carburi, cioè consentiamo al legame fra carbonio e cromo che si è formato a bordo grano di dissolversi, perché noi andando a 1000 gradi attiviamo fortissimamente la diffusione. Carbonio va per conto suo in soluzione solida interstiziale, il cromo va per conto suo in soluzione solida sostituzionale del nostro acciaio inossidabile austenitico, e poi ovviamente dobbiamo raffreddare in modo abbastanza veloce, non è una tempra perché poi non potremmo neanche temprarlo perché è un acciaio austenitico, ma raffreddiamo abbastanza veloce in modo tale da non avere una nuova sensibilizzazione, perché se raffreddiamo lentamente in forno lo risensibilizziamo un'altra volta, sarebbe stupido, invece raffreddiamo abbastanza velocemente per evitare la precipitazione ulteriore di carburi di cromo a bordo grano e il nostro acciaio sarà di nuovo privo di carburi. Però attenzione, se per qualche motivo lo riscaldiamo un'altra volta in questo intervallo, quell'acciaio può di nuovo formare nuovamente carburi, cioè non è salvo un acciaio solubilizzato. Un acciaio inossidabile austenitico solubilizzato è un acciaio che può nuovamente far formare dei carburi se per qualche motivo permane nell'intervallo critico che abbiamo detto prima. Mentre invece un acciaio a basso carbonio o a maggior ragione un acciaio stabilizzato sono acciai che hanno invece sono salvi dal punto di vista della corrosione intergranulare, comunque ne hanno una suscettibilità molto più bassa, d'accordo? Quindi una suscettibilità più bassa che vuol dire che possono permanere per tempi più lunghi a questa temperatura senza formare carburi di cromo, o addirittura negli stabilizzati quelle temperature non sono più per niente pericolose, perché i carburi di cromo, i carburi di titanio, niobio, vanadio, tantalio che si vengono a formare durante la stabilizzazione a 600 gradi sono stabili, non si dissolvono. Attenzione che se voi aggiungete elementi stabilizzanti e non fate la stabilizzazione, ma portate il vostro acciaio direttamente in temperature di sensibilizzazione, dato che i carburi degli elementi stabilizzanti non si sono formati, voi avrete il vostro acciaio si sensibilizzerà. Quindi aver solamente modificato la composizione chimica non vi ha cambiato nulla se non fate il trattamento di stabilizzazione.
quest'ultimo pezzo, sì. Se il vostro acciaio avete scelto come protezione quella degli elementi stabilizzanti, non potete solamente aggiungere gli elementi chimici di stabilizzazione, ma dovete anche fare i trattamenti di stabilizzazione, che vuol dire andare a temperatura molto alta, dove l'affinità chimica verso il carbonio di questi elementi è più alta rispetto a quella del cromo, e poi raffreddare. A quel punto voi potete anche andare, fermo là, potete anche andare a 600 gradi e il materiale non sarà suscettibile di sensibilizzazione, quindi di essere attaccato intergranularmente. Se però voi avete aggiunto elementi stabilizzanti durante la vostra fase di elaborazione e non avete fatto per qualche motivo il processo di sensibilizzazione, di stabilizzazione, il vostro acciaio, quando lo portate a 600 gradi, si sensibilizzerà, perché a 600 gradi l'affinità chimica verso il carbonio del cromo è più alta del niobio e del tantalio. Cioè, ricordatevi sempre che l'affinità chimica è funzione della temperatura. Per cui, a seconda della temperatura a cui mi trovo, io avrò che un elemento avrà un'affinità chimica verso un altro maggiore rispetto ad altri ancora. D'accordo? Quindi è fondamentale aggiungere gli elementi stabilizzanti, ma fare anche il trattamento di stabilizzazione, altrimenti il vostro acciaio è suscettibile di sensibilizzazione e quindi di corrosione intergranulare. Ok? Cioè, arrivare a 885 gradi, però ci passa sempre a 600-700. Sì, attenzione, ci sono sempre i tempi di incubazione, ci sono sempre, non è che è istantaneo, siccome la precipitazione dei carburi di cromo è un processo che avviene per nucleazione e crescita. Una nucleazione eterogenea non è omogenea, ricordatevi sempre, quello che vi ho raccontato, quel giochino sulle energie libere, eccetera, è un approccio didattico al processo della nucleazione e crescita, ed è abbastanza sensato come evoluzione dal punto di vista di una nucleazione omogenea. In realtà qui stiamo parlando di una nucleazione eterogenea, ma comunque vuol dire che ci sono un po' più di nuclei di trasformazione. Ma a prescindere, se noi vogliamo in questo acciaio determinare delle curve di incubazione per la precipitazione dei carburi, lo possiamo fare. Anche in questo caso funziona di naso, una sorta di naso sostanzialmente. Non possiamo chiamarle curve CCT, perché abbiamo detto che le curve CCT sono delle curve in cui noi raccontiamo la trasformazione dell'austenite in qualcos'altro. Noi abbiamo a che fare con acciaio inossidabile austenitico, quindi non si trasforma in qualcos'altro, ma può subire delle precipitazioni e hanno dei tempi di incubazione. In pratica, noi, per esempio, diminuendo il carbonio, non facciamo altro che far spostare verso destra, bravissimo, i tempi di incubazione, cioè aumentiamo il tempo di incubazione, non rendiamo impossibile il fatto che il carburo di cromo non possa precipitare, abbassando solamente il carbonio. Per avere l'impossibilità dovremmo andare a carbonio zero, che non si fa, perché avrebbe dei costi folli, ma si sposta il tempo di incubazione, che vuol dire che cosa? Che se io devo fare una saldatura, se con lo 0,2% abbiamo un tempo di incubazione di un quarto d'ora, con lo 0,02% posso andare a 4 ore di incubazione e quindi stare in maggiore sicurezza. Posso saldare, come vedremo appunto nelle prossime lezioni, la saldatura è un processo termico abbastanza violento sull'acciaio perché coincide con una sua parziale fusione, quindi è una modalità di giunzione molto invasiva in qualche modo, però se io sono abbastanza veloce nel fare il trattamento termico mi evito questa precipitazione perché rimango sempre nel campo dell'incubazione e non permetto al processo di evolvere con precipitazione appunto di carbonio. D'accordo? Nel caso della stabilizzazione invece è una cosa ben diversa, cioè in qualche modo sequestro il carbonio perché lo leggo con qualcos'altro. In pratica lui non è più disponibile a formare carburi di cromo, perché non perché non c'è più, ma non c'è più in fase in soluzione solida interstiziale, cioè non è più disponibile a formare carburi di cromo. Domande? Guardiamoci un attimo le composizioni chimiche. Abbiamo il 304, il 310, il 321. Notate la grande quantità di nickel. È il nickel l'elemento fondamentalmente che ci stabilizza l'austenite. È un elemento fortemente gammaggino, quindi abbiamo, grazie ai tenori di 10-20% di nickel, l'elevata stabilità dell'austenite. Per esempio l'ultimo è un acciaio stabilizzato, per esempio lo vedo dal fatto che c'è il titanio. Notate che il titanio non vi dico che c'è l'1%, vi dico che ce ne sta in quantità maggiore di 5 volte la percentuale di carbonio. Cioè la sua presenza è legata a quanto carbonio c'è, perché un elemento deve andarsi a legare con il carbonio. Ce ne deve essere a sufficienza da formare appunto i carburi di cromo che abbiamo detto, di titanio che abbiamo detto.
I valori di R con M e R con S sono anche qui bassi, notate l'elevato valore di A percentuale. Prima vi dicevo, molto spesso gli acciai inossidabili non hanno un ruolo nella progettazione per quanto riguarda la resistenza meccanica. Vi faccio un esempio assolutamente calzante, ad esempio quello relativo ai vessel nucleari, ai contenitori che contengono il nucleo di un serbatoio nucleare. Questi normalmente sono fatti in acciaio non neanche particolarmente pregiato, sono acciai per carità che hanno un tenore di diffusione estremamente basso, ma sono acciai non legati. Il liquido all'interno di un reattore però si tratta sempre di un liquido aggressivo, e fra l'altro è un liquido, anche se non fosse aggressivo, voi gradite molto che non si corroda, perché volete che quello che c'è dentro un reattore nucleare non esca fuori sostanzialmente. Per far ciò ci si mette un acciaio inossidabile. Praticamente è normale la scelta di fare il reattore nucleare con questo acciaio, diciamo al carbonio, non è esattamente un acciaio al carbonio, ma comunque un acciaio molto controllato dal punto di vista di inclusioni, per uno spessore di 20-30 cm. D'accordo? Quindi capite bene già le dimensioni. Sul quale ci mettete all'interno 5-6 cm di acciaio inossidabile. Nel calcolo del progetto, voi questi 5-6 cm non li considerate proprio, cioè fate come se non ci fossero, cioè la parte strutturale è affidata integralmente all'acciaio al carbonio. I 5-6 cm sono un sovraspessore, chiamiamolo così, vengono applicati mediante varie tecniche, per esempio una colaminazione, questa è una procedura, cioè laminate il pezzo come se fosse una sorta di sandwich e lo schiacciate insieme in modo tale da formare un solo materiale, però in realtà appunto avete acciaio al carbonio e acciaio inossidabile all'interno. Quei 5-6 cm non vengono assolutamente considerati nel progetto dell'intero reattore, si fa come se non ci fossero, d'accordo? Poi è chiaro che anche loro danno il loro contributo alla resistenza meccanica, ma non vengono considerati e si considera solamente quei 20-30 cm di acciaio al carbonio che dà la resistenza meccanica. I 5-6 cm interni hanno invece solo un ruolo, vengono dimensionati e calcolati solo per resistere all'attacco generalizzato da parte del liquido interno. Notate bene che aggiungo sempre l'aggettivo generalizzato, perché se invece esistono poi condizioni di attacco localizzato, il progetto salta, nel senso che l'attacco localizzato può dar luogo a penetrazioni molto più rapide di quelle che io ho previsto nel mio calcolo di progetto e a situazioni estremamente pericolose, assolutamente da evitare. D'accordo? Prego. Il 310, cioè, noi come facciamo a vedere che non si abbia assolutamente? Vabbè, guardi qua, questo è già un forte gammaggio, cioè il 20% di nickel. Assolutamente. A parte che, a prescindere se dico serie 300 è un inossidabile austenitico, lei può avere più dubbi tra i ferritici e i martensitici, che appartengono tutti alla serie 400, e a ricordarsi è un po' più complicato, ma sulla serie 300 non può sbagliare, e vi ripeto, quando avete il 10-20% di nickel è un austenitico, è talmente forte la capacità gammaggina che è un nickel, è un austenitico insomma. Poi specialmente il 310, che notate un po', c'ha un tenore di carbonio piuttosto elevato, e il carbonio è gammaggina, per cui il suo dubbio non dovrebbe essere se è austenitico o meno, il suo dubbio dovrebbe essere se resiste alla corrosione intergranulare o no. Capito? Attenzione, qui molto spesso anche la scelta dei tenori di carbonio è anche legata un po' alla storia di questi acciai, nel senso che alcuni acciai sono un po' più antichi, diciamo così, e altri un po' più moderni. Considerate che i primi acciai inossidabili sono dei primi anni 10, anni 20, d'accordo? A cavallo della prima guerra mondiale, sostanzialmente sono acciai sostanzialmente moderni, non sono acciai antichi, però ovviamente alcuni sono un po' più moderni di altri. Prima vi accennavo i duplex sono stati inventati negli anni 30, ma hanno trovato le loro principali applicazioni negli anni 80 sostanzialmente, 1980, d'accordo? Quindi sono oggetto di ricerca tuttora, nel nostro laboratorio molte tesi riguardano proprio il comportamento meccanico e corrosionistico di questi acciai inossidabili duplex, per cui è proprio una nostra attività di ricerca sulla quale c'è una fortissima pulsione attualmente ancora, insomma. D'accordo? Domande? Comportamento meccanico, beh, sulle basse temperature, prima vi ho fatto vedere le curve di resilienza per acciai inossidabili ferritici, martensitici e austenitici. Se vi ricordate, l'austenite non aveva la transizione, per cui praticamente sulla resilienza stavamo tranquilli a bassa temperatura. Vi ho messo qua delle curve di R con M, R con P02, Z e alluminio percentuale per due acciai, il 304, che è quello che vedete là, 0.05 carbonio, 10% nickel, 18% cromo, e il 304L, che vuol dire con meno carbonio, se non ricordo male 0.02% di carbonio. Notate le differenze, il 304L che ha meno carbonio, vedete per esempio su R con M e R con S02, c'ha valori un po' più bassi, il carbonio ci dà un po' più di resistenza meccanica, d'accordo? Quindi
andare sotto col carbonio vuol dire perdere un po', non pochissimo fra l'altro, di resistenza meccanica. Però appunto abbassare il carbonio da appunto 0.05 a 0.02 vuol dire aumentare notevolmente i tempi di incubazione e stare in maggiore sicurezza sul discorso della sensibilizzazione, quindi della resistenza alla corrosione intergranulare. Per quanto riguarda le alte temperature, qui abbiamo a che fare con una lega che presenta notevoli, a volte temperature molto alti di cromo, per cui possiamo avere precipitazioni di carburio, come ho detto prima, ma ancora peggio precipitazioni di fase sigma. Più o meno gli stessi problemi dell'acciaio ferritico, che appunto presentava anche lì tenori molto alti di cromo, e quando precipita la fase sigma è un problema perché appunto tende a precipitare a bordo grano, è una fase che ha una morfologia sfaccettata, spigoli vivi sostanzialmente, abbatte fortemente l'allungamento a rottura, la strizione, la resilienza, è una fase che quando precipita rende l'acciaio inutilizzabile sostanzialmente, per cui può essere un grosso problema. Per cui l'impiego ad alta temperatura è limitato da questi due fattori. Attenzione, vi ripeto, questi sono aspetti metallurgici al problema dell'utilizzo ad alta temperatura. Non vi scordate che vivono poi tutti i problemi di ossidazione e di creep, scorrimento viscoso. Quindi notate che oltre ai problemi che abbiamo visto durante il corso relativi al comportamento meccanico ad alta temperatura, oltre ai problemi che non abbiamo visto in questo corso, ma che se vorrete vedere in altri corsi, di resistenza ad alta temperatura per quanto riguarda l'aggressione da parte dell'ambiente, abbiamo questi altri problemi qui. Attenzione, non sono finiti. Se prima abbiamo accennato al problema, per esempio, dell'utilizzo di questi acciai per reattori nucleari, in un reattore nucleare, oltre al fatto di avere un fluido caldo, avete anche, per esempio, l'irraggiamento neutronico molto spinto. Un reattore nucleare emette neutroni sostanzialmente in grandi quantità. Quelli interagiscono col metallo e danno a loro volta, provocano la formazione di difetti, e chi vi vorrà appunto in altri corsi vedrà che implicazioni hanno questi neutroni sulla capacità di resistenza meccanica di questi acciai. Quindi attenzione che la fonte di problemi sono a volte anche insospettate in qualche modo.